Nei tanti incontri pubblici che mi capita di realizzare incontro tante persone e spessissimo c'è una enorme sottovalutazione di quanto le rinnovabili possono già essere oggi importanti nel sistema energetico nazionale. Se parliamo di settore elettrico, più di un terzo dell'elettricità che consumiamo in Italia è prodotta dalle rinnovabili. Questa esperienza diretta è poi confermata dai risultati del sondaggio che è stato pubblicato in questi giorni da SVG. Eppure le rinnovabili sono state uno dei pilastri dello sviluppo economico in Italia. Il settore idroelettrico ha dato l'elettricità che ci ha portato fino al boom economico degli anni 60, poi dalla metà degli anni 60 in poi la quota di elettricità prodotta da termoelettrico è diventata principale e siamo arrivati fino agli anni 2000 in cui più o meno un 15% dell'elettricità veniva prodotta da rinnovabili, soprattutto idroelettrico, e il resto da termoelettrico fossile. Negli anni, tra la metà del 2000, dei primi anni 2000 e il 2014, abbiamo raddoppiato la nostra quota di produzione da rinnovabili, arrivando appunto a circa un terzo, poi dipende dall'anno perché evidentemente soprattutto per l'idroelettrico la piovosità conta molto. Il problema è che dal 2014 ci siamo un po' fermati e quindi abbiamo bisogno di ripartire. Anche sulla base del fatto che oggi la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è enormemente più conveniente rispetto a quella da fonti fossili.